Un buongiorno agli studi RWS di Firenze. Un buongiorno che estendiamo anche al prossimo ospite che abbiamo in linea telefonica. Si tratta di Gaia Simonetti, giornalista sportiva, addetto stampa alla Lega Pro, della Lega Pro che sarebbe la ex Serie C. Ovviamente parliamo di calcio. Buongiorno Gaia, grazie per essere in nostra compagnia. Buongiorno e buon luglio e buon inizio settimana. Allora, credo che abbiamo voluto contattarti perché nei giorni scorsi, insomma, siamo stati molti italiani incollati alla TV a seguire il calcio femminile, cosa che è una novità per il nostro paese. Ha avuto degli indici di ascolto, insomma, l'audience altissima. E quindi credo che valga la pena scambiare qualche parola anche con te. Claudio, però, a te la parola prima. No, prendo al volo i giornali di ieri, La Repubblica e il Corriere, no? La Repubblica, oltre le lacrime, la lezione azzurra, il calcio è di tutte. Arrivederci ragazze, la favola azzurra si ferma ai quarti con l'Olanda, tra l'altro dopo un primo tempo che invece ci aveva ancora fatto sperare, la CT, uomini, prof, noi dilettanti, che vergogna. Ecco, allora cominciamo forse da questo, è veramente una vergogna la situazione, la differenza che esiste tra il calcio maschile e quello femminile? E intanto buongiorno anche a Claudio. Ciao Gaia. Allora, i numeri parlano chiaro. Ci sono stati tantissimi italiani ed italiane che si sono incollati alla televisione, si sono innamorate di questa squadra, ma soprattutto si sono innamorate di un modello, un punto fermo, ovvero la tenacia, la determinazione, il coraggio, i sacrifici che queste ragazze hanno fatto per arrivare ai mondiali dopo 20 anni. Io parlerei ora di un cambio culturale. Il mondiale in questo momento ha creato forse un modo più veloce per cambiare a livello culturale e per riconoscere anche questo status di giocatrice professionista. Non solo, in questi giorni si è speso anche il presidente Gravina con parole importanti che sono messaggi chiari, perché lavorando appunto per rendere lo status di professionista di queste calciatrici. Diciamo che l'Italia rispetto ad altri paesi è arrivata dopo anche nel credere in questo calcio femminile. Io ricordo qualche anno fa, 5-6 anni fa, andavo a vedere la Fiorentina Donne, che era forse una delle prime squadre a livello femminile nel calcio italiano, ed è diventato un modello. C'era anche Hope, che è il portiere della nazionale americana. Ecco, in tribuna nessuno la conosceva, mentre in America è una persona conosciutissima, apprezzatissima, una delle migliori giocatrici. Diciamo che l'Italia si è avvicinata piano piano a questo calcio, forse all'inizio con pregiudizi oppure con poca convinzione. Oggi non solo il mondiale, ma tutto quello che stanno facendo anche a livello calcistico in Serie A, queste donne hanno fatto capire che ci sono anche loro. A chiusura di tutto la capitana Saragama ha detto: noi continuiamo ad esistere, noi ci siamo della serie, insomma non tutto deve circoscriversi a questa bella avventura, a questa bella cavalcata, ma tutto deve continuare. E le parole del presidente federale del lavoro, dell'attività che porteranno avanti per riconoscere appunto lo stato di professionismo di questo calcio fanno ben sperare e alimenteranno il movimento. Allora Gaia, è molto interessante il fatto che il calcio femminile è sport di valori. Queste ragazze hanno dato anche questo bell'esempio del gioco di squadra, di sacrificarsi per il compagno, la compagna, insomma di creare un gruppo che va al di là anche del volere emergere singolarmente, ma questo è un esempio importante anche per i giovani oggi e per le giovani. Che ne pensi? Sì, il calcio prima di tutto è un ambasciatore di valori ed è molto forte, ha una voce amplificata rispetto anche ad altre attività. Quindi il messaggio che passa chiaro è il fatto del dare valori, del creare gruppo,
questa coesione, tu hai detto, l'abbiamo vista in campo, questo essere tutti uniti, questo non abbattersi alle prime difficoltà, perché insomma con l'Olanda è stato veramente difficile, fino al 70° la squadra ha retto, e anche questo loro modo di essere una famiglia. Infatti in tante dichiarazioni di queste calciatrici c'è proprio questo senso del gruppo, della famiglia, e anche di essere una pagina bella di questa Italia che in questo momento insomma non sta regalando grosse pagine di valori. E Gaia, ma un calcio professionistico non rischia di emarginare appunto questi valori di cui stiamo parlando? No, non credo. Io ti parlo anche dalla mia esperienza professionale legata al calcio. Il calcio è la mia vita, è l'attività che svolgo tutti i giorni. Non scendo in campo, sono dietro le quinte. Però ecco, non credo in questo, cioè il calcio anzi può essere aiutato, può essere un supporto per dare questi grossi messaggi che queste ragazze ci hanno trasmesso. La stessa Saragama ha detto: ho ricevuto tantissime lettere da bambine che hanno chiesto ai genitori di iniziare a giocare a calcio, perché ecco, il calcio è passione, è coraggio, è questa tenacia, è questa determinazione. E questi belli abbracci che abbiamo visto, insomma, sono scene che ci piacciono vedere, insomma, gli abbracci, le lacrime, ma lacrime che fanno capire che insomma hanno dato tutto. Quindi ecco, il calcio è un grosso volano, è un grosso ambasciatore per i valori. Ecco Gaia, secondo te anche nello sport le donne sono ancora indietro, purtroppo, nonostante che proprio ultimamente arrivano dei contributi strepitosi da parte delle donne, sembra che ci sia un gap nei confronti degli uomini. È così? Il fatto che il calcio femminile sia partito più indietro rispetto al calcio maschile, già questo diciamo è un primo gap da superare. Però ecco, quello che abbiamo visto e quello che ci hanno messo le donne, il cuore anche, che il cuore l'abbiamo visto anche attraverso la televisione, Claudio, questa grossa determinazione insomma si vedeva. E io penso ci siano tutti i presupposti, ovviamente con il supporto delle istituzioni calcistiche, affinché il calcio femminile riprenda più quota, ma soprattutto elimini lo svantaggio rispetto anche ad altre realtà tipologie di calcio, insomma. Gaia, forse un'ultima domanda prima di lasciarti, ma come mai gli Stati Uniti sono così forti, diciamo, per quel che riguarda il calcio femminile, visto che non è uno sport altrettanto popolare come in altre parti del mondo, come in Europa, come in Italia? Perché le donne vanno così forti negli Stati Uniti? Perché a loro è creata una nuova opportunità. Io leggevo varie interviste appunto di calciatrici americane, non è magari il primo sport più praticato, però ecco, iniziano già dall'elementario, dalle scuole, dalle scuole primarie, e quindi diciamo è un po' la base, ed è anche un modo per creare questo gruppo, perché il calcio in modo particolare ti insegna come lo sport le regole. E quindi il calcio è metafora della vita, ci sono le salite, ci sono le discese, le difficoltà, le vittorie. Quindi ecco, è la base che in America è stata sviluppata, e ci sono state le opportunità, ma anche le strutture, perché mancano forse anche le strutture per fare, per praticare il calcio a livello professionistico. Quindi parlo di impianti, parlo di stadi, e quindi se ci sono risultati come ci hanno fatto vedere queste donne, che sono arrivate ad essere l'ottava nazionale nel mondo, credo che insomma il calcio sia alimentato da questi fattori, da questi valori che restano. Benissimo, allora Gaia Simonetti, siamo in conclusione, forse l'ultima battuta di Claudio e poi ti salutiamo. No, ho letto e mi ha colpito, per esempio nel periodo del fascismo in Italia fu proibito il gioco del calcio delle donne, e quindi fu sciolto praticamente. Cose appunto strane che a volte ci fanno anche capire, chissà in Corea del Nord se esatto. no, come a volte appunto come in altri paesi purtroppo le donne debbano fare dei percorsi veramente più aspri e più lunghi per raggiungere. Grazie, allora sono più ostacoli da superare. Grazie Gaia Simonetti, giornalista, detto stampa alla Lega Pro, per dunque la Serie C del calcio professionistico maschile, ma insomma
ormai credo che il calcio femminile si stia affermando. Ci sono anche tante squadre femminili anche da noi. Ah, ecco, nostre, vedi. Bene. Le squadre maschili hanno anche una divisione femminile. Buongiorno. Grazie, a risentirci. Buongiorno. Che si sveglia.